E allora, Ciancimino, innanzitutto lei sa, ovviamente, glielo ricordo, è imputato in questo processo e quindi innanzitutto le devo dire che le dichiarazioni che lei oggi dovesse rendere saranno utilizzate nei suoi confronti. Lei quindi, in conseguenza, ha la facoltà di non rispondere e comunque il processo sa che seguirebbe il suo corso. Se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, in relazione a questi potrebbe assumere in seguito quell'ufficio di testimone, fatte salve garanzie e incompatibilità di legge. Lei cosa vuole fare? Vuole rispondere o avvalersi? Intende, il microfono forse è spento. Se Intendo lo rispondere, Presidente. intende rispondere. E allora, l'esame è stato chiesto credo da più parti, ma innanzitutto anche dal pubblico ministero, e quindi l'esame inizia con le domande del pubblico ministero. Scusa, signor Presidente, dal sito di Parma. Signor Presidente, Sì. chiedo di nuovo scusa dal sito di Parma. Si dà atto dell'ingresso in saletta dell'avvocato Renzo Luisa? Benissimo, allora diamo atto che è intervenuto l'avvocato Renzo che assume quindi la difesa sia di Rina sia anche di Bagarella che è nel sito di Sassari. E allora, pubblico ministero, può procedere, può iniziare l'esame. Grazie signor Presidente. Buongiorno signor Ciancimino. Buongiorno, procuratore. Senta, lei è figlio di Vito Calogero Ciancimino? Sì. Quanti figli aveva Vito Ciancimino? Vito Ciancimino aveva cinque figli, quattro maschi e una femmina. Io sono il più piccolo dei maschi. Può cortesemente riferirci il nome di tutti i suoi fratelli, Sì, in ordine magari di età? il primogenito Giovanni Ciancimino, che è nato nel 1955, il secondo Sergio Ciancimino, che è nato nel 1957, il terzo Roberto Ciancimino, che è nato nel 1961, il quarto io, Massimo Ciancimino, nato nel 1963, l'ultima mia sorella Luciana, nata nel 1970, credo. Ora no, sinceramente non vorrei sbagliarmi. Senta, le volevo chiedere, lei che titolo di studi ha conseguito e che attività lavorativa ha svolto? Mi interessa intanto, soprattutto con riferimento al periodo fino al 2002. Ho il titolo di studio di diploma di scuola superiore e come attività lavorativa ne ho svolta poca in quanto ero sempre ad accompagnare mio padre, per cui diciamo, non mi era consentito, se non nell'ultima fase diciamo, della sua carcerazione, che ho iniziato un'attività di compravendita con un esercizio commerciale al centro di Roma, in via Vittoria. Suo padre ricorda la data esatta in cui è venuto a mancare? Assolutamente sì, 19-11 del 2002. Per una mozione d'ordine, anche se poi diciamo, la documentazione sarà prodotta al riguardo, anche per capire diciamo, il suo ricordo, il suo grado di ricordo degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di suo padre Vito Ciancimino. Può indicare in maniera specifica, più specifica possibile, i periodi in cui suo padre è stato detenuto? Sì, allora mio padre. Ed eventualmente indicando anche la distinzione tra detenzione in carcere e agli arresti domiciliari o in detenzione Anche domiciliare. se noi abbiamo già acquisito un Sì, documento da cui risultano però tutti questi Presidente, dati. sì, ma Prego. Allora, mio padre inizialmente è stato sottoposto a una misura provvisoria della misura di prevenzione nel comune di Patti, esattamente l'8 ottobre del 1984, in seguito a un avviso di garanzia ricevuto precedentemente nel settembre del 1984. È stato posto in arresto su provvedimento del dottor Giovanni Falcone il 4 novembre del 2004. 4 novembre del 84. È sì, aveva detto il 2004. stato scarcerato per scadenza dei termini, anche se erano un po' prolungati, il 21 novembre del 1984. Da quella data in poi è stato sottoposto subito a una misura di prevenzione che sarà disposta dal Tribunale di Misura di Prevenzione di 4 anni di residenza nel comune di Rotello, provincia di Campobasso,
fino all'entrata in vigore della nuova legge del 1989 che cambiava l'obbligo di soggiorno con divieto di soggiorno. Da quel, diciamo, dall'entrata in vigore quella legge sarà trasferito sul Comune di Roma, dove poi ha finito di scontare la misura di prevenzione. Senta, è stato tratto in arresto. La interrompo un attimo per questo periodo. Lei ha detto che tratto in arresto nell'84 è stato scarcerato per decorrenza dei termini nel novembre dell'84. È sicuro sì. Di questa data? Sì, 85, mi scusi. Un anno esatto dopo, mi scusi, ho fatto confusione. Esattamente, anzi, con 20 giorni di ritardo. Si lamentava del fatto che si fosse presentata a distanza un po' più tardi rispetto a quella che era la scadenza di fatto dell'anno della carcerazione preventiva per reato associativo. Senta, signor Ciancimino, in questo periodo, quello immediatamente successivo, della sottoposizione alla misura di prevenzione con l'obbligo di soggiorno dapprima nel comune di Rotello e poi nel comune di Roma, lei frequentava suo padre? Costantemente. Può essere ancora più specifico, sia con riferimento al periodo di Rotello che con riferimento al periodo romano? Allora, inizialmente, nel periodo quello che è stato antecedente all'arresto al Comune di Patti, sono stato presente tutto il periodo dei 30 giorni presso l'hotel Gattopardo di Patti, in compagnia, in un'altra stanza, di mio padre, in assisterlo in quello che era, diciamo, i suoi fabbisogni, anche le sue tesi difensive, facevo da collegamento con avvocati e altre situazioni. Dopodiché, dopo l'arresto, che causò anche l'allontanamento momentaneo dei miei due fratelli, presidente dei miei fratelli Giovanni Sergio, in quanto gli stessi erano stati coinvolti con un avviso di garanzia per il reato di, allora, esportazione di capitali all'estero, per cui gli stessi per un lungo periodo, per un breve periodo di qualche mese, si allontanarono. Io, per assistere mio padre, che fu trasferito e detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Re Bibbia, mi sono trasferito a Roma per fare un po' da ponte, essendo rimasto di fatto soltanto io e una mia sorella minore qui a Palermo. Le chiedevo anche del periodo di Rotello. Rotello, sì, mi sono alternato qualche volta. Il periodo di Rotello che va dal 21 del 1985 e si conclude nell'89, ho trascorso, diciamo, il 75% del periodo di confino mio padre insieme a lui. Qualche volta mi alternava qualche mio fratello o mia madre, giusto, insomma, per avere un minimo io di rapporti anche con qualche amico che era rimasto, e anche per staccare un po', visto che di fatto soggiornavamo in un paesino sotto i 1000 abitanti, diciamo anche difficoltoso nella vita quotidiana da affrontare. E nel periodo, stiamo parlando sempre prima del 1990, nel periodo in cui invece da Rotello suo padre trasferì la sede del soggiorno obbligato a Roma? Sono stato sempre io, siamo stati in un primo momento, sono stato io a fare un accordo con l'Hotel Plaza, abbiamo soggiornato all'Hotel Plaza di Roma per qualche mese, in attesa di prendere poi in affitto a nome di mia madre, Scardino Epifania Silvia, un appartamento alla discesa San Sebastianello numero 9, al primo piano, dove io ho messo la residenza, e mio padre, io e mio padre insieme abbiamo messo la residenza. Senta, lei lo aveva già accennato. Preciso, in quel periodo mio padre era libero. Poi successivamente, proprio nel 90, è finito proprio anche la misura di prevenzione, per cui abbiamo un periodo temporale che va dal 90 al dicembre del 92, successivamente, che viene prima arrestato pure per un processo sugli appalti, ma poi, diciamo, era lì completamente libero. Sì, allora, lei aveva già accennato ad un arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nel dicembre del 90. E no, mi scusi se la correggo, nel giugno del 90. Nel giugno del 90. A esecuzione su disposizione del dottore Grillo. Sì. E che tipo di reato veniva contestato, se lo ricorda?
In quel contesto venivano contestati reati contro la pubblica amministrazione, reati legati a corruzione, tentativi di corruzione, pilotaggio appalti e tutto. L'arresto fu eseguito a Palermo presso l'abitazione che avevamo in quel periodo in Viale Venere a Mondello e fu detenuto per tutto il periodo della carcerazione insieme al Conte Paselli presso la cassa circondariale del Lucciardone a Palermo. Quanto tempo si protrasse questa carcerazione per questi reati contro la pubblica amministrazione? La carcerazione si protrasse per circa un mese, nel momento in cui per scelte difensive fatte, concordate con gli avvocati, lo stesso mio padre ricorse per saltum al ricorso in Cassazione, dove il provvedimento fu annullato dal dottor Carnevale, che ne rispose l'immediata scarcerazione. Poi ci torneremo. Questa ordinanza di custodia cautelare per reati contro la pubblica amministrazione ricorda da quale forza di polizia giudiziaria venne eseguita? Era un'inchiesta che riguardava il mondo mafia appalti ed era condotta dalla squadra dei carabinieri del ROS. Materialmente, quando suo padre venne tratto in arresto nel 90 in Viale Venere... Scusi un secondo. Viale Venere a Mondello... Non ho il bicchiere, Presidente. Ricorda chi o quali furono gli ufficiali che curarono l'esecuzione del provvedimento del magistrato? Sì, ricordo perfettamente quella, la perquisizione che diede poi seguito anche alla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di mio padre, fu eseguita da diversi carabinieri del ROS con a capo l'allora capitano Giuseppe De Donno. Senta, quindi suo padre alla fine del 90 torna libero? Assolutamente sì. Tornato in libertà alla fine del 90, fino a quando rimane in questo stato di libertà? Dove abitava? E se lei anche in questo periodo, come precedentemente lo ha già spiegato, ha convissuto con suo padre? Sì, ho preso la residenza, ho convissuto nell'appartamento via San Sebastianello, con regolare contratto di affitto a nome di mia madre, è stato libero fino al 19 dicembre del 1992, allorquando su una richiesta di un ulteriore documento valido per l'espatrio, in quanto lo stesso era già in possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio, la Corte d'Appello di Palermo decise di applicare una misura cautelare della custodia in carcere per pericolo di fuga. Credo, ora non mi ricordo, Presidente, l'esatta motivazione. Credo soltanto dei commenti fatti da mio padre, che era la prima che si applicava in Italia in quel periodo in questo senso. Arrestato nel dicembre del 1992, suo padre rimase in regime di detenzione fino a quando, lo ricorda? Allora, mio padre è rimasto in regime di detenzione fino al giorno che è venuto a mancare nel 19 novembre 2002. È cambiato il tipo di detenzione nel momento in cui lo stesso Vito Ciancimino, che era stato condannato in appello a 7 anni o 8, non ricordo esattamente, per reati 8 anni, poi con lo sconto di pena dei 45 giorni, 15 giorni che erano, si sono ridotti a 7, i reati associativi, è stato disposto per motivi di salute, per motivi anche di età, il trasferimento in arresti domiciliari, venendo a mancare l'aggravante, cioè il motivo per cui non poteva usufruire di questi tipi di benefici. Per cui esattamente nel novembre del 1992 viene sottoposto, nel novembre del 1999, viene sottoposto, dopo una serie di colloqui avviati tra me e il Ministero di Grazia e Giustizia, perché essendo residente e convivente ne dovevo assumere la responsabilità e tutto, viene sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l'abitazione di via San Sebastianello, dove già da tempo risiedevamo. Quindi questa situazione di arresti o detenzione domiciliare, come risulta dal documento già prodotto, si protrae dal 99 fino alla data della morte di suo padre. Sì, muore agli arresti domiciliari. Anche per questo periodo, anche in questo periodo, convivevate lei e suo padre in via San Sebastianello? Sì, convivevamo anche in questo periodo, come l'ho detto poc'anzi, mi ero anche assunto
l'impegno con il Dipartimento di Ministero di Grazia e Giustizia, che mi aveva più volte chiamato, che voleva dimostrare il mio reddito, la mia possibilità di poter mantenere mio padre agli arresti domiciliari, il fatto che io non fossi, diciamo, non avessi pendenze giudiziarie di nessun tipo, era, credo, una prerogativa per poter prendere in affidamento e poter accettare la richiesta di mio padre di poter scontare gli arresti domiciliari. Credo ci si svolsero 2 o 3 colloqui presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Via Reuna con degli assistenti sociali. Per cui, oltre che c'è lo Stato, avevo anche un obbligo nei confronti del Ministero. Senta, al di là di questa lunga e intensa frequentazione e coabitazione, in tutto questo periodo lei ha seguito ed eventualmente in che termini le vicende processuali di suo padre, le vicende giudiziarie? Le ho seguite tutte, ovviamente essendo quello dei figli meno propenso agli studi, anche perché poi tutti i miei fratelli avevano conseguito una laurea pure in giurisprudenza, avevano un approccio migliore, diciamo, a quello che poteva essere una consulenza più completa in quello che era il supporto tra lui e gli avvocati, specialmente mio fratello Roberto, mio fratello Giovanni, in quanto gli stessi risiedevano a Palermo e facevano un po' da ponte con quello che erano gli avvocati palermitani. Io facevo un po' da ponte e facevo per tutto quello che era il suo quotidiano, per cui lo assistevo in tutto, quasi veramente nella totalità delle ore, mi erano concesse poche ore al giorno, e facevo da collegamento con quelli che erano gli uffici, cioè gli avvocati preposti alla difesa del Foro di Roma, in questo caso il professor Gaito e il professor Siracusano, che avevano studiato a Roma. Senta, ma i suoi fratelli avevano con suo padre lo stesso rapporto di frequentazione e di vicinanza che aveva lei in quel periodo? No, ovviamente no. Perché in particolare nel periodo 99-2002? No, i miei fratelli svolgevano attività lavorative a Palermo, io non svolgevo alcuna attività lavorativa se non appunto coadiuvavo con un esercizio commerciale di compramenti di orologi, per cui vivendo con me venivano una volta ogni 6 mesi a trovare mio padre per qualche ricorrenza. Poi insomma un fratello mio particolarmente, Sergio, proprio aveva pochissimi rapporti, ogni tanto veniva Roberto, ero io che ero stato, diciamo, il predestinato, ahimè, a seguirlo in quello che era la sua detenzione domiciliare. Senta, e lei durante tutto questo periodo in cui suo padre era ancora in vita, che rapporti manteneva con i suoi fratelli, in particolare con Giovanni, Roberto, ma anche tutti gli altri? Rapporti normali, oggi mi sentivo costantemente, li aggiornavo su quelle che erano ovviamente le condizioni di mio padre, rapporti tra fratelli a distanza, ovviamente, a volte non cercavo di stimolarli di più in quello che erano le visite a mio padre, ma tutti avevano il problema che non amavano viaggiare in aereo, per cui il tutto diventava sempre difficile negli spostamenti, specialmente per poter anche riprendere l'attività lavorativa, non era una cosa che potevamo fare in giornata. Suo padre ha conosciuto Bernardo Provenzano? Assolutamente sì. Lei lo dice anche sulla base di una conoscenza diretta del rapporto della frequentazione tra suo padre e Bernardo Provenzano? E se sì, a quando risale questa conoscenza e quando lei l'ha potuta constatare? Nel tempo, guardi, vorrei che ci spiegasse tutto, anche se questo tutto dovesse essere riferito anche a vicende molto lontane nel tempo. Assolutamente sì, tengo a precisare che anch'io ho conosciuto Bernardo Provenzano, perché non è soltanto una conoscenza, diciamo, che ho saputo, o che è una conoscenza anche che avevo io direttamente con il Provenzano. Allora, il rapporto con Bernardo Provenzano è un rapporto che da sempre. Ovviamente io ne riesco a avere contezza nel 78-80, da quando questa figura sempre presente nella mia vita, ricordo da
gioventù, diciamo, fanciullo, quanto ne ho ricordi, era sempre presente a casa nostra con appuntamenti settimanali, mensili, appuntamenti, e anche un tipo di rapporto molto confidenziale, perché aveva accesso a certi tipi di utenze che mio padre riservava a certi personaggi nei lunghi periodi di riposo giornaliero. Era un personaggio presente, mio padre, molto ostico e molto strano, amava stare la notte sveglio, riposare il pomeriggio. Tutto questo aveva le sue linee telefoniche preposte per quella che era una cerchia di amici ristretti. Mi ricordo come tra questi amici, oltre Lima, altri soggetti, era appunto il Provenzano, a parte il, proprio il tono familiare che lo stesso aveva all'interno di casa. Io ho preso contezza che questo personaggio, che inizialmente a casa mia, in periodi, diciamo, da giovane, si presentava con, anche al telefono col nome di ingegner Lo Verde, fosse Provenzano un giorno, credo, dei fine anni 70, nel momento in cui accompagnavo, come sempre, in tutti i suoi spostamenti, mio padre, ogni sabato mattina al barbiere di fronte casa. Mio padre aveva un appuntamento fisso alle 2, era l'orario di pausa del barbiere, dove andava ogni settimana da questo signor Lo Piccolo, ricordo anche il nome, questo barbiere posto proprio di fronte all'abitazione che a quell'ora, a quel periodo, noi abitavamo in via Sciuti 85R. In una di quelle, gli appuntamenti, leggendo un settimanale, quelli posti come sempre in questi da barbieri, insomma, ho preso visione di un giornale, esattamente mi ricordo era Epoca, dove all'interno veniva riportata da doppia facciata, quindi una pagina in due pagine, un identikit ricavato grazie all'aiuto di un sistema di aggiornamento dell'immagine di Bernardo Provenzano, dopo quella che era l'unica immagine, credo, che avevano, ritengo avevano in mano gli inquirenti, che risaleva a un periodo in cui lo stesso Provenzano aveva 17 anni. L'immagine del giornale raffigurava un Provenzano invecchiato con l'uso di un computer o di qualche, diciamo, un programma che era. Ovviamente, vedendo questo soggetto, in me è venuto subito chiaro che questo personaggio non era altro quello che per tanti anni aveva frequentato casa mia, che si chiamava ingegner Lo Verde. Ho preso contezza proprio guardandolo, e proprio in quel momento poi ho avuto, da una non risposta di mio padre, una risposta anche pesante, ho avuto la conferma che trattavasi di Bernardo Provenzano, per cui, per rispondere alla domanda del procuratore, è una conoscenza che inizia forse quando io neanche me la ricordo, perché in fase adolescenziale, si protrae sino a pochi giorni, sino a pochi mesi prima della scomparsa di mio padre, avvenuta nel 2002. Senta, innanzitutto specifichiamo, quando lei riconobbe in Provenzano la persona che prima si faceva chiamare Lo Verde, quale fu la domanda che fece a suo padre e quale fu la risposta, dalla quale lei ha già detto ora capì ulteriormente che quella persona era effettivamente Bernardo Provenzano? Nel ribadire che mio padre non era un tipo molto loquace, dal carattere appunto molto rigido, mi ricordo come la domanda fu posta, ovviamente, nel momento in cui mio padre finì di aspettare quello che era il suo appuntamento col barbiere, mentre attraversavamo nel ritorno a casa, gli feci proprio la domanda: ma papà, ho visto una foto sua Epoca che raffigura uno dei più pericolosi latitanti, uno dei più ricercati al mondo, Bernardo Provenzano. Ho detto: ma è uguale, anzi mi sembra proprio indiscutibile che questo signore è l'ingegner Lo Verde, quello che... Ricordo che mio padre si fermò a margine di strada, mi guardò con un occhio molto duro, molto rigido, mettendomi in guardia, dicendomi soltanto: ricordati che da questa situazione non ti può salvare nessuno. Questo si riferiva magari a tante altre situazioni, marachelle che avevo combinato, non ero, diciamo, un figlio inquadrato come gli altri, per cui mi raccomandava e mi diceva: guarda che una tua divulgazione, una tua apertura in questo senso, anche per goliardia, per altri tipi di situazioni con i tuoi amici, non ti metterebbe in seria preoccupazione, in serio pericolo di vita, dove
neanche io potrei intervenire per aiutarti. Per cui nel non rispondere fu abbastanza esaustivo nel dirmi che si trattava della figura del Bernardo Provenzano che era stata riportata nel settimanale. Senta, lei invece riesce a ricordare quando precedentemente, quindi lei tra il 78 e l'80 prende contezza che quella persona che frequentava casa sua fosse Bernardo Provenzano? E non lo Verde, quindi d'ora in poi lo chiamiamo io nelle domande. No, ho percepito, se la vuole riprendere. Lei ha detto che lei in questo momento, in occasione della vicenda della lettura del giornale dal barbiere, prende contezza che quella persona è Bernardo Provenzano. Sì. Quindi da questo momento in poi la chiamerò io nelle 79. Domande Provenzano e lei lo chiamerà Provenzano. Ma precedentemente... Invece, le prime volte in cui lei aveva visto Provenzano con suo padre, a quando risalgono? E se lei ha almeno il ricordo visivo di dove lo aveva visto? No, quanto lei era piccolo, signor Massimo Cicimino? Sì, lo vedevo frequentare la casa di villeggiatura, la casa di Biasciuti, da quando ne ho ricordo, come dicevo prima, presidente adolescenziale, da quando 7-8 anni. Una figura con cui si andava a mangiare la pizza, una figura che veniva spesso, una delle tante come poteva essere il mio cugino Zanghi, come potevano essere i vari uomini... Non ho capito, ma prego. Mangiare la pizza che significa? Che frequentavate locali? Sì, andava a mangiare la pizza, Baida, suo padre, Baida è una località sotto... E Provenzano lo Verde. Sì, e Provenzano lo Verde, sì, sono andati spesso. C'erano anche i suoi fratelli? Sì, spesso sì. Sì, si andava a mangiare la pizza tutti insieme, andavamo a mangiare la pizza a Baida, lì o a San Martino delle Scale. Ovviamente i miei fratelli lo conoscevano pure, insomma, con questo nome. Io l'ho visto sempre frequentare a casa mia da quando sono piccolo. E lei sa... Una data esatta non riesco a circoscriverla, d'inizio. Lei sa, ha saputo eventualmente anche dopo, da suo padre o in altro modo... A quando e a che cosa risalissero i rapporti tra suo padre Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano? Sì, questo però fa parte di una seconda fase, procuratore. Nel momento in cui mio padre mi racconta un po' tutto quello che è il suo percorso, diciamo, politico, tra virgolette, legato a questo ruolo che lo stesso aveva assunto di collettore tra varie componenti delle istituzioni, anche non, diciamo, non delle istituzioni, per cui questa apertura di mio padre nei miei confronti che viene fatta subito dopo, coincide con l'inizio della sua detenzione domiciliare nel 1999, allorquando essendo via lui agli arresti domiciliari, la mia presenza con lui si fa sempre più costante e anche per motivi che erano legati a delle operazioni, a delle situazioni che erano avvenute durante il periodo di carcerazione avvenuto a Rebibbia, che aveva avuto, insomma, vari problemi di salute, mi viene detto che dovevamo, insomma, un po' tirarlo su, per cui viene in mente questa idea di scrivere questo memoriale. Da allora nasce un rapporto, cioè incomincia mi viene concesso fare delle domande, mentre prima non mi era concesso poter chiedere spiegazioni o poter interrogare mio padre su quelli che erano i miei dubbi, quelle che erano le mie perplessità sul suo modo di operare, su tutto quello che avevo visto, tutto quello che anche avevamo subito come famiglia, perché non scordiamoci che essendo una famiglia di 5 figli che vivevamo prima, diciamo, in una certa visibilità, il fatto dell'arresto per mafia, cosa aveva comportato certamente dei disagi. E da quel momento volevo un attimo capire il perché, cercavo di avere una spiegazione su tutto quello che era questo suo percorso. Quindi dal 99 questa apertura maggiore di suo padre nei suoi confronti e questa possibilità sua di interloquire più direttamente e più incisivamente con suo padre va dal 99 fino... Al giorno della morte, guardi Presidente, questa apertura è poi sancita in un documento che era agli atti, non so se agli atti di questo processo, ma era agli atti del mio processo per riciclaggio, ed è proprio un documento che è stato ritrovato all'interno della cassaforte, mi scusi se faccio questa, dell'avvocato Ghiron, dove lo stesso mio padre,
di sua, diciamo, vergato a mano in un documento in originale agli atti del processo di riciclaggio, revocava ogni sua prima disposizione di affidare tutti quelli che avevano i conti esteri altro ai miei fratelli e delegava a me e mia sorella come unici, io e poi mia sorella casomai come beneficiaria, come unici esecutori di quelli che dovevano essere le sue volontà anche nel controllo del patrimonio. Le dico questo, Presidente, per raffigurare il rapporto di fiducia che viene a nascere in quegli anni. Mio padre inizialmente, se c'era qualcosa che proprio non mi affidava, era appunto quello che potevano essere denaro e cose. Da quel momento però si stabilisce un rapporto molto quasi alla pari, diciamo, per cui credo che proprio quella data, che è febbraio del 2000, subito dopo qualche mese, credo sancisce proprio il cambiamento di umore e anche di atteggiamento nei confronti miei. Febbraio 2000 è la data che porta questo documento? Sì, è firmato da mio padre e porta la data di febbraio del 2000. Due mesi dopo, questo procuratore, solo per capire proprio dal personaggio molto legato e molto al denaro, che questo passaggio, questa situazione annunciava una fiducia totale nella mia persona. Senta, specifichiamo una cosa, tenga presente che ovviamente la Corte non conosce i verbali resi da lei e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Quando lei parla del periodo 99-2002 e della volontà di scrivere un memoriale, così l'ha chiamato, sì. Le chiedo subito, si trattava nelle intenzioni di un memoriale fine a se stesso o di un memoriale destinato ad una pubblicazione, alla pubblicazione di un libro? Guardi, questo era stato qualcosa che era iniziato per scrivere un memoriale. Mi diceva sempre che poi sarebbe stato compito di mio figlio, perché a differenza dei miei fratelli non mi ero potuto sposare, perché non mi era concessa la vita privata. Vivevo veramente in funzione di mio padre. Non sono sposato dopo la morte di mio padre. A differenza dei miei fratelli, che avevano sempre, su ordine di mio padre, negato la tradizione di dare il cognome al primogenito Vito, io ero un po' più ostinato. Dicevo sempre a mio padre che avrei dato il nome di Vito al mio primogenito. E così, un po' anche per stimolarlo, disse: poi allora sarà tuo figlio che deciderà se pubblicare questo memoriale o no. Era qualcosa che era fatta, una raccolta di documentazioni, dichiarazioni, più che altro un vero e proprio interrogatorio. Infatti mi ricordo che era stata intitolata all'inizio proprio perché, volevo capire il perché avevamo come famiglia e in base a che cosa avevamo patito tutte queste che erano state anche umiliazioni e altre situazioni. A questa sua risposta, a questo argomento, siamo arrivati incidentalmente, perché io le avevo fatto la domanda. Mi sono sbagliato. Incidentalmente non significa semplicemente che lei ha voluto precisare che determinate circostanze relative al rapporto tra suo padre Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano le ha meglio conosciute nel periodo in cui scrivevate questo memoriale, dal 99 al 2002. Assolutamente sì. Torno alla domanda che le avevo fatto, signor Ciancimino. Cosa ha saputo lei nel tempo circa l'origine del rapporto tra Vito Calogero Ciancimino e Bernardo Provenzano a Corleone? Mi fu raccontato da mio padre che gli stessi erano ovviamente tutti e due di Corleone, vivevano vicini di casa e che lo stesso mio padre ha visto crescere da bambino Provenzano. Addirittura un incontro fu causale, mentre mio padre, essendo un vicino di casa, lo vide giocare, era caduto, lo invitò a casa a pulirsi. C'era anche un'amicizia premesso tra mio padre come famiglia, nel senso mio nonno Giovanni e la famiglia di Provenzano. E credo agli atti di questo processo, agli atti di un altro processo, proprio un viaggio in nave che fecero in America insieme ai familiari di Provenzano e mio padre quando emigrarono nel 22, nel 24 insieme per recarsi in America, per cui la conoscenza tra le famiglie era qualcosa che andava già da tempo. Con Bernardo Provenzano il rapporto si intensificò allora quando il papà del Provenzano pregò mio padre
di poter dare delle lezioni di matematica al figlio. Ovviamente mio padre mi raccontò che due volte a settimana cercava di dava lezioni di matematica, un rapporto per cui che risale proprio ai tempi della loro, diciamo, convivenza a Corleone. Che differenza di età c'era tra i due? Guardi, mio padre del 24, una differenza di età di 10 anni circa, di 8-10 anni, una differenza di età che ha portato di lì in poi proprio a un rapporto, mi ricordo proprio come questa veniva evidenziata anche con un senso di rispetto nei confronti del Provenzano su mio padre, in quanto il Provenzano non dava del lei a mio padre chiamandolo ingegnere, pur trovando sempre con un titolo che poi non era ingegnere, e lo stesso mio padre invece si rivolgeva al Provenzano dandogli del tu. Per cui mi era una delle tante domande che ho posto, detto come mai c'è questa distanza tra i due soggetti. Il mio padre mi disse perché è una questione di età, io sono più grande, c'è una questione di rispetto, si usa così dalle nostre parti. Per cui credo siano quasi 10 anni la differenza, per rispondere al procuratore, tra mio padre e Provenzano. Perché suo padre veniva appellato dal Provenzano ingegnere? Mio padre veniva appellato ingegnere in quanto mio nonno Giovanni aveva iscritto mio padre alla facoltà di ingegneria a Palermo. Mio padre aveva conseguito sempre, secondo quanto da lui raccontato, era arrivato quasi a 3 materie alla laurea, poi per motivi politici legati al suo ingresso appunto nella corrente della Democrazia Cristiana abbandonò gli studi, per cui gli rimase un po' l'appellativo in paese dell'ingegnere Ciancimino. Spesso anche tante altre persone, non solo diciamo persone legate al crimine organizzato, ma anche politici, lo chiamavano come ingegnere. Lo appellavano come ingegnere. Signor Ciancimino, risponda, se intende rispondere, a questa domanda. Lei, intanto genericamente, ci dica, poi eventualmente, anzi sicuramente nel caso affermativo, andremo allo specifico. Lei, Massimo Ciancimino, a parte questi incontri che risalgono agli anni 70, alle visite di alle visite successive di Provenzano nella vostra casa di Via Sciuti a Palermo, lei è stato testimone diretto ed oculare di ulteriori incontri tra suo padre Vito Calogero Ciancimino e Bernardo Provenzano in tempi più recenti? Sì. In che periodi e fino a quando? Poi andremo alla specificazione. Nel momento in cui nel 1980-81 si era un po' alzato quello che era un po' la volontà da parte delle istituzioni di perseguire il fenomeno mafioso con blitz, c'è stato un processo, c'erano state le ordinature, si manifestò in mio padre anche nel Provenzano l'esigenza di adottare maggiori accortezze in quelli che erano gli incontri settimanali che diciamo che ero testimone diretto in quanto venivano a casa, gli stessi venivano dilazionati ogni 15 giorni e venivano fatti in posti che venivano decisi all'ultimo minuto e dove io sempre accompagnavo mio padre a questi incontri. Per cui, oltre di quelli in casa, sono testimone di incontri di mio padre avvenuti in varie località diciamo della provincia di Palermo, fino agli incontri avvenuti a Roma poco prima, diciamo qualche mese prima, 6 mesi prima che mio padre venisse a scomparire. Quindi parliamo di incontri che si protraggono all'80, si interrompono con la carcerazione di mio padre, di cui abbiamo fatto poc'anzi riferimento con l'introduzione dei 7 anni, e poi continuano fino al 2002 presso la casa romana di via San Sebastianello. Senta, queste visite di Provenzano, o meglio, questi incontri a Roma tra Provenzano e suo padre, per quello che lei ha potuto constatare materialmente, avvennero solo nella casa di via San Sebastianello? Credo di sì, non so se avevamo anche un appartamento preposto a degli incontri di mio padre che era in via della Merce, in via dei... una via parallela vicino a casa, però
questo momento non ricordo se gli appuntamenti sono stati fatti anche in quell'occasione, forse con più persone per questioni legate al settore sempre di appalti, cioè non erano cose, quando venivano coinvolti altri soggetti forse lo stesso poteva avvenire in quell'appartamento. Senta, ma nel periodo precedente la carcerazione del 18 dicembre 92, quindi da fine 90 a 92. Via Vittoria, mi è venuto, scusi. Via Vittoria è l'altro appartamento dove probabilmente sono avvenuti altri incontri con il Provenzano. Ritengo di sì. Comunque, ho accompagnato mio padre fino al portone, poi insomma ho dedotto dei tipi di cautela e dei tipi di cose che adottava ogni volta che c'era un incontro con questo, cambiare strada, girare, controllare, che si trattava di incontri, quindi... Lei comunque ha visto Provenzano in via San Sebastianello a Roma? Sì, quello assolutamente sì, anche perché allora, vivevo in quella casa. Ha già detto di averlo visto fino, diciamo, a poco tempo prima, poi vedremo quanto tempo prima della morte di suo padre del novembre del 2002. Io adesso le stavo chiedendo una cosa, se lo ha visto anche nel periodo della precedente alla detenzione del 92, quindi dal 90 al 92... Lei ha detto mio padre era libero a Roma e stavamo in via San Sebastianello. Anche in quel periodo lei ha potuto constatare la presenza di Provenzano a Roma e gli incontri con suo padre? Sì, un incontro ricordo certamente, perché poi non è che andavo e uscivo di casa, ma l'incontro sicuramente avviene intorno a luglio del 92. Un incontro che era stato programmato dal Provenzano per problemi medici e che era stato anche coadiuvato da mio padre nel procurare questo appuntamento medico per una malattia che tutte e due avevano, mio padre sia il Provenzano avevano una prostatite tumorale, non so, dato, cioè, il termine tecnico, ed erano stati, si erano contattati, mio padre si era attivato per prendere una visita al Provenzano con un medico romano, ovviamente sotto altre nome. E senta, al di là dello specifico, sì, le volevo chiedere questo. Lei già nel 78-80 aveva letto che Provenzano era un latitante. Ha parlato poi, diciamo, di qualche accortezza in più nel periodo in cui negli anni 80, diciamo, l'attività molte accortezze diventa più pressante. Ora ci sta dicendo che sia nei primi anni 90 che poi dal 99 al 2002 Provenzano incontrava suo padre presso l'abitazione. Lei ha mai detto a suo padre ma come mai vengono organizzati questi incontri con un latitante a casa di un soggetto che comunque Vito Cencimino era già un soggetto condannato, comunque sotto i riflettori della cronaca giudiziaria per problemi di associazione mafiosa? Si è mai chiesto allora o nel periodo ultimo, ha mai chiesto a suo padre perché e come mai organizzasse questi incontri se non li ritenesse pericolosi da un punto di vista della possibile scoperta e quindi delle possibili conseguenze poliziesche e giudiziarie? Sì, procuratore, ma questo, la domanda specifica per ritornare al rapporto con mio padre, viene fatta allorquando tra me e mio padre il rapporto un po' si apre, perché non era solito rispondere a queste tipi di domande, diciamo, prima che questo nostro rapporto dopo il 99 si aprisse, o quantomeno darmi spiegazioni e giustificazioni. Non ero preposto, io dovevo soltanto ubbidire, cioè facevo quello che mi diceva mio padre, non è che né guardavo, né giustificavo, né analizzavo, né andavo a fondo. Ovviamente nel momento in cui c'è quell'apertura di cui abbiamo parlato poc'anzi nel 2000, e anche per il fatto che io ero stato incaricato e avevo preso in consegna, non so come si chiama, avevo autorizzato la detenzione domiciliare presso la mia abitazione, è chiaro che gli chiedo se tutto questo non potesse essere pericoloso, anche perché potevo rischiare pure io nel venire
essere trovato a casa con un famoso latitante come Bernardo Provenzano. Mi ricordo come lo stesso, con molta serenità e molta pacatezza, mi disse che, a parte che gli incontri avvenivano sempre, Presidente, faccio un piccolo inciso, nell'orario di chiusura della portineria, per evitare appunto che ci fossero dall'una alle 3:30, la portineria chiudeva. Comunque, durante quegli orari, ovviamente, essendo mio padre sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poteva essere, come da prescrizioni, controllato in qualsiasi momento, anche nelle persone che erano con lui all'interno dell'abitazione. Lui mi disse che, per assurdo, era lui ad aver paura, perché il Provenzano che venisse a controllare il Provenzano a casa era tranquillo che ciò non avvenisse. Il Provenzano si muoveva liberamente grazie a delle tutele e degli accordi che erano stati stretti negli anni passati. Facevo presente questo a mio padre, perché mio padre, durante la detenzione domiciliare, aveva ottenuto, per motivi di salute, di potersi recare fuori 2 ore la mattina e credo altrettante 2 ore la sera per passeggiare, per rimettere un po', perché era stato sottoposto a un intervento al femore, per cui passeggiava, c'era fisioterapia. Io avevo consigliato a mio padre, se non era più prudente incontrarsi magari fuori, lui ha detto no, è molto più prudente a casa nostra, perché tanto a Provenzano non lo viene a cercare nessuno. Può essere più specifico, se suo padre fu più specifico su queste tutele per le quali o delle quali godeva Provenzano? Disse esattamente che mio padre che godeva di una tutela a cui lo stesso mio padre era a conoscenza, di muoversi tranquillamente e che nessuno lo poteva prendere. Ha più scoperto mio padre che non Provenzano. Suo padre le disse di essere a conoscenza o le disse qualcosa di più su questa tutela e su eventualmente un ruolo che suo padre Vito Ciancimino aveva avuto in questa situazione? Faceva parte di un accordo alla quale nella fase iniziale aveva partecipato pure mio padre, stipulato nel 92, che rendeva il Provenzano tranquillo e libero di muoversi nel territorio italiano, prendere la guida dopo l'arresto di Rina di Cosa Nostra, per poter placare quelle che erano gli omicidi che avvenivano ogni anno. Difatti, poi ragionando con mio padre, si era visto come con la guida di Provenzano ai vertici di Cosa Nostra l'escalation di violenza e tutto era venuto ad affievolirsi. Mio padre ribadì che questo era uno di quegli accordi che aveva stipulato lui con gli uomini delle istituzioni. In che periodo? Poi ci torneremo, ovviamente. Dal maggio 92 al momento dell'arresto, avvenuto sempre nel dicembre, 19 dicembre del 1992. Senta, lei nel tempo ha mai direttamente partecipato e ascoltato i contenuti dei colloqui visivi tra suo padre e Bernardo Provenzano? No, non ero abilitato, non ero neanche abilitato a aprire eventuali rapporti epistolari. Mi limitavo soltanto a accompagnarlo, a cercare di mettere in atto quelle che erano le sue prudenze, magari di cambiare macchina, di non fare gli stessi percorsi. A me stesso mi veniva comunicato il luogo dell'appuntamento all'ultimo minuto, cioè non so, mi veniva comunicato di mandare via quello che era il nostro autista, allora Franco Marchese, e mi diceva: va, manda via Franco, perché oggi io e te dobbiamo uscire, non ti muovere di casa. Poi l'orario e tutto mi veniva comunicato all'ultimo. Mi diceva solo prepara la macchina, perché era fissato, controlli e cose varie, perché magari spesso ci recavamo in provincia di Palermo. Però lei cambiava macchina spesso, mi scusi se l'ho interrotto. Lei comunque, come
interloquiva con Provenzano, lo salutava, lui salutava lei, sì, conosceva... Ci baciavamo. Provenzano le dava del tuo o del lei? Del tuo. Lo conoscevo da bambino, l'ho detto... E lei come si rivolgeva a Provenzano? No, mi ricordo dando io e lei, ma anche forse del tuo, no, non è che... A secondo poi le circostanze e il periodo. Spesso Provenzano si adoperava quasi come un secondo padre per me, per cercarmi di quasi rimproverare e far suoi della mentele di mio padre per certi comportamenti, come l'uso mio padre era contrario all'uso della moto, era contrario a tante cose. Spesso quando incontrava, sapendo che c'era un rapporto, mi raccomandava di non fare disperare mio padre. Senta, per ora come domanda generale, lei ha mai saputo se suo padre e Bernardo Provenzano comunque colloquiassero anche attraverso lo scambio di lettere, pizzini, documenti, biglietti, come vogliamo chiamarli, li chiamiamo? Sì. E questa circostanza da quando ha potuto verificarla e fino a quando? Ma da quando si sono, diciamo, innalzate le misure di tutela legate a questi incontri, perché prima era lo stesso Provenzano che chiamava a questa utenza riservata 294749 che mio padre aveva a Palermo e 454792 Gran Mondello, una delle utenze private, lo stesso chiamava e anticipava, a volte anche non anticipava, veniva direttamente, mi scusi Presidente, a casa senza neanche prendere appuntamento. Nel momento in cui il sistema di cautela attorno a questo tipo di incontri, o anche nel momento in cui questi incontri non erano finalizzati solo alla persona del Provenzano, ma venivano coinvolti anche altri esponenti legati al crimine organizzato, all'imprenditoria, alla politica, altro, gli stessi avvenivano fuori. Le ripeto la domanda sullo scambio di corrispondenza. Sì, nel momento in cui questi avvenivano fuori, questi ovviamente per parlare con Provenzano avvenivano interlocuzioni attraverso buste chiuse che venivano portate spesso da emissari del Provenzano, come poteva essere Massino Cannella, Pino Lipari o altri soggetti, Abate, ora non mi ricordo tutti, Bonuri, tutti diciamo soggetti che ho conosciuto, diciamo, e che colloco in quell'ambito. Anche attraverso me a volte ero andato a prendere delle buste a casa di Lipari o anche, diciamo, dove avevo magari visto lo stesso Provenzano e consegnato a mio padre, buste chiuse che consegnavo personalmente nelle mani di mio padre. E a sua volta lei è stato utilizzato anche per portare biglietti, documenti, pizzini, lettere che suo padre voleva far arrivare a Provenzano? Sì, mio padre mi utilizzava diciamo, per tutte quelle erano le sue esigenze. Dire no a mio padre era realmente impossibile ed era impensabile per me se avessi voluto continuare, diciamo, a stare accanto a lui, insomma. Per cui veicolavo, sì, obbedivo ovviamente a quelli ogni volta che erano gli ordini di mio padre di portare una busta dove mi indicava o di andarla a prendere. Chi è questo abate al quale ha fatto riferimento? Poc'anzi ha detto... Abate? Non vorrei fare confusione, procuratore, ovviamente è passato tempo, ma abate era un imprenditore, agricoltore della zona di Bagheria, che, così Presidente, era un imprenditore della zona di Bagheria legato, come poi mi ha raccontato mio padre nel 2000, al mondo di Cosa Nostra, aveva anche un ruolo, però mi ricordo che Abate veicolava più che altro pizzini, non so se di Provenzano o di Riina, perché c'erano rapporti epistolari molto più frequenti col Provenzano, molto meno frequenti con il Riina. Mio padre stimava poco il soggetto, diciamo,
lo riteneva inaffidabile, per cui insomma i rapporti erano molto limitati. Ora non so se Abbate veicolava soltanto Pizzini, ma c'era sempre l'usanza che ogni settimana Abbate, tramite la sua società di agrumeti e cose, portasse a casa mia. Mio padre era fissato con la verdura che gli aveva prescritto un medico da mangiare a crudo, per cui ogni settimana arrivava questa fornitura settimanale di tutto quello che era frutta, verdura, magari in qualche occasione, essendo lo stesso persona titolare dell'azienda che la portava, veniva veicolato qualche busta, oltre anche che lo stesso poteva anche parlare con mio padre. Credo Pino Abbate, ma non mi ricordo, procuratore. So che è stato ammazzato e so che mio padre se ne dispiacette. Senta, rispetto a questi, chiamiamoli pizzini, a queste lettere, ricevuti da suo padre da Provenzano o indirizzati al Provenzano, suo padre adottava dei particolari accorgimenti? Molti. Ce li spieghi in maniera analitica. Qual era l'abitudine che lei, o la prassi che suo padre seguiva, se lei ha avuto modo di verificarla de visu? Partecipavo più che altro, ovviamente, perché quando venivano veicolati queste missive, pizzini come li vogliamo chiamare volgarmente, apostrofati come pizzini, mio padre aveva dentro di sé la paura che, essendo stato anche detenuto nel 1984, e che gli stessi fossero persone ai quali erano note le impronte digitali, le stesse potessero essere ritrovate all'interno di casa mia. Siccome spesso alcuni conservavo, alcuni mandava, li strappava subito, ma era usanza, proprio mi ricordo, era una specie di prassi, che appena arrivavano di questi, mio padre gli doveva portare i guanti, questi guanti in lattice, lo apriva, lo leggeva, si faceva la fotocopia e poi l'originale veniva subito strappato, addirittura bruciato da lui personalmente, perché per non farmi leggere il contenuto, era un'operazione che espletava in prima persona. Io mi occupavo magari, diciamo, di fargli la fotocopia con dietro lui, proprio perché non potessi leggere il contenuto, e non mi era stato ordinato mai di farlo, perché non discutevo gli ordini di mio padre. E poi venivano fatte uno o due copie che lui teneva, leggeva. Avevate la fotocopiatrice a casa? Sì, avevamo una fotocopiatrice nella zona lavanderia a casa. Avevamo fotocopiatrice, macchine da scrivere per rispondere agli stessi. Queste sia a Palermo che a Roma? Sì. Senta, e invece per... scritti o dattilo scritti questi biglietti che lei ha avuto modo di fotocopiare e quindi di vedere? Io l'ho visto in un secondo tempo, guarda, c'era qualcosa di manoscritto che, proprio perché manoscritto, veniva subito cestinato da mio padre, in quanto diceva che dalla grafia si potesse risalire magari, per cui proprio quelli manoscritti venivano subito bruciati nel lavandino, mi ricordo, della cucina o del bagno, e poi andavo a occuparmi, se era levavo, pulivo, iniziava di aprire la finestra per la puzza di bruciato e cose. Quelli dattiloscritti, che risultava più difficile, diciamo, la matrice e l'identificazione, a secondo la sua esigenza qualcuno lo tratteneva, altri no, sono stati diversi. Sicuramente quelli Irina erano quasi sempre manoscritti, anche in maniera pessima, e cose che mio padre ci rideva sopra ogni volta. Ogni volta che arrivava qualcosa di Irina era un momento di quasi di ilarità nei confronti del soggetto che, ribadisco, mio padre non stimava tanto e non dava più di tanto seguito. Ma questi di Rina a che periodo risalgono? Ma sempre gli stessi periodi. Era un rapporto molto più stretto con quello che era il Provenzano. Mio padre era molto legato al Provenzano. Di contro, lui diceva che subiva spesso attraverso Provenzano certe decisioni, secondo lui anche poco, diciamo, poco remunerative, perché poi non scordiamoci, Presidente, che questi incontri erano sempre finalizzati a quello che era il lavoro che mio padre espletava per conto di queste persone, per cui inizialmente almeno era quello, nelle speculazioni edilizie, nelle concessioni, nelle destinazioni di uso dei terreni, nelle progettazioni, nelle identificazioni, nelle buste per gli appalti da fare, nell'assegnazione della gara. Mio padre era un
fondamentalmente era l'uomo di garanzia al centro di un sistema di potere che veicolava tutto questo, era proprio... Prego, pubblico ministero. Senta, per quanto riguarda invece i pizzini, i documenti che suo padre intendeva fare avere a Provenzano, lei ha già detto che è stato anche utilizzato in questo senso, no? Sì. Allora, suo padre adottava degli accorgimenti particolari, richiedeva qualcosa di particolare a chi riceveva la che busta. Lo stesso fosse, ero incaricato di assistere, che lo stesso doveva essere o consegnato a me o strappato in mia presenza e darmi indietro quello che erano i resti del manoscritto strappato, compreso la busta. Nessuno poteva o aveva, cioè io non potevo lasciare la persona se non mi riconsegnava i resti. 99% la persona, il Provenzano, il Lipari, insomma, venivano subito strappati in mia presenza e poi mi occupavo io, la raccomandazione di mio padre era di buttarli in vari cestini della città in maniera diversa, addirittura nei tombini, quelli diciamo a grate, per farli andare direttamente nella rete fognaria. Le è mai capitato di consegnare direttamente nelle mani del Provenzano? O di ricevere direttamente dalle mani del Provenzano, quindi senza nessun tramite, biglietti o pizzini destinati a suo padre? Sì. O di suo padre? Sì. È capitato una sola volta, più volte? In che periodi? Periodi che vanno dal... Ma tutte le volte che mio padre me lo chiedeva, ribadisco, Presidente, non è che erano discutibili gli ordini di mio padre, non è che io non... Sì, non, per ora ci indichi i periodi, cioè questo è avvenuto fino a... Tutto il periodo che ho seguito mio padre, e tutto il periodo ovviamente nel momento in cui mio padre stava a Roma c'era l'esigenza di dialogare, di prendere un appuntamento di cui io non ero neanche a conoscenza, perché magari mio padre riceveva la busta, si faceva il solito rituale di buttarlo via, cose mi ricordo, e poi magari l'indomani mattina mi comunicava che saremmo dovuti partire per Palermo, da lì capivo ovviamente che era stato, deducevo... che era stato preso qualche appuntamento o che lo stesso avesse un contenuto necessario a far sì che non poteva continuare una cosa epistolare per cui ci voleva la presenza di mio padre. Per cui sino al 2000 sono portato, tutte le volte che mio padre me lo diceva, agivo. Era impossibile, non mi creda. E questo, le faccio una domanda specifica. Avevo più paura di mio padre che di Provenzano. Questa consegna diretta dalle sue mani a quelle di Provenzano o da quelle di Provenzano alle sue, di pizzini e documenti, è avvenuta anche nel 1992? Sì, assolutamente sì. Anche in quel periodo che lei poc'anzi ha genericamente intanto indicato, poi ci torneremo con domande specifiche, come quello in cui sarebbe maturato l'accordo per cui Provenzano poteva girare sostanzialmente garantito nella sua latitanza, quindi nel periodo è capitato che lei abbia consegnato o ricevuto da Provenzano ho consegnato a Provenzano pizzini nel periodo che va da maggio 92 al 18 dicembre 92? Assolutamente sì, mi ricordo benissimo il periodo, perché parliamo di un periodo ben preciso, che ovviamente ognuno di noi ricorderà, che quello a cavallo le stragi o durante le stragi. Ovviamente... Siccome erano iniziati dei rapporti con uomini delle istituzioni che erano informati di questo mio movimento di portare rapporti epistolari nelle mani, perché mio padre aveva informato questi soggetti che il suo interlocutore privilegiato, ma questi personaggi ne erano ben cosci dall'inizio, che il mio interlocutore era, che l'interlocutore di mio padre era Provenzano, in quel periodo ovviamente la mia paura, Presidente, era che si volesse, anche perché di questo, di questi, poi credo ne parlerà il procuratore, insomma, di questi rapporti ero stato l'artefice, la mia paura era anche la paura di mio padre, la paura più mia, espressa a mio padre, mi scusi Presidente, ho detto non vorrei che mi seguano mentre consegno il biglietto a Provenzano, visto che si parlava di catturare Provenzano, basta seguire me,
consegno il biglietto a Provenzano, arrestano Provenzano e arrestano me. Mio padre in quello specifico mi dice di poter muovermi tranquillo, che era stato assicurato che il rapporto non doveva essere aperto, finalizzato altro e che doveva andare avanti. Per cui, però è chiaro che io nutrivo la paura. Su quindi, questo ora torneremo più in dettaglio, sicuramente però, il pubblico però io volevo tornare allora, visto questo riferimento temporale che lei fa ai pizzini di Provenzano, un analogo riferimento temporale ai pizzini di Riina, sul quale lei è rimasto molto più generico invece. Erano molto meno, non ho mai preso pizzini. E a quali periodi ci riferiamo? È in grado di essere un po' più preciso? Fino al 92, 90, tutto il 92 sicuramente. Quindi sì. Anche al 92? Sì. Quando sono andati a prendere personalmente io. Anche. Ma da Riina? No, dal Cinà. Poi ci torniamo. Quindi su questo poi ci arriveremo, per quanto riguarda. Ma le venivano dette, però questo lo dobbiamo sapere adesso, perché vorrei sapere come veniva attribuita questa paternità al Riina. Le dicevano che erano pizzini di Riina, perché cerchi di essere un po' più chiaro. Allora, Presidente, cerco di un po' raffigurare. Mi scusi, per carità, però è un argomento molto specifico al quale arriveremo attraverso tutta una serie di domande, per cui l'attribuibilità a Riina verrà spiegata sulla base di una serie di circostanze. Però vabbè, procediamo allora. Rispondo. Risponda sommariamente a questo, poi ci ritorneremo più in dettaglio. Signor Presidente, all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra, come viene raccontato a mio padre, c'erano uomini di fiducia che facevano da tramite tra mio padre e Provenzano, come poteva essere, ho menzionato poc'anzi, poi su questo Lipari. Capisco e ci torneremo più in dettaglio. Per ora mi interessava capire alcuni se nel soggetti, momento in cui le consegnavano un pezzino, dice è di Riina, portalo a tuo padre. Capivo che veniva da quell'ala. Capiva o le dicevano che era di Riina? No, perché capivo. Lei ha detto erano pizzini di Riina. Suo padre ci ha detto che non glieli faceva vedere. No, mio padre me lo racconta dopo, che da questi uomini. Purtroppo c'è il discorso temporale del racconto. Mio padre poi mi diceva... Lei però ci ha detto che il racconto comincia dal 1999. Esatto. Qua parliamo di anni molto antecedenti. No, prendevo i pizzini e li portavo. Quindi in quel momento lei non sapeva o non le veniva detto? No, mi è stato comunicato solo nell'occasione del 92, in quanto questo aggancio con questo soggetto che era legato questo a Riina... Questo su cui poi parleremo. Va bene, allora il Ministero può procedere. Grazie, Presidente. Senta, una cosa, visto che ne ha fatto diverse volte cenno. Lei ha parlato di Pino Lipari. Geometra Pino Lipari. Geometra Pino Lipari, che tra l'altro è un soggetto che poi è inserito anche nella lista testimoniale del pubblico ministero. Le volevo chiedere una cosa. Intanto lei, Massimo Ciancimino, aveva dei rapporti personali e diretti con Pino Lipari e con altri componenti della famiglia Lipari? Sì, avevo un rapporto privilegiato con la famiglia Lipari, in quanto, a parte che nutrivo una grande simpatia verso il soggetto, molto estroso, molto diciamo simpatico nel suo modo di essere, avevo una storia ho avuto una storiella di circa un anno, un'amica che poi è confluita in un'amicizia con una delle figlie, la più piccola, Rossana. Frequentavo spesso casa Lipari, a prescindere quelli che potevano essere le volontà di mio padre di recarmi a casa Lipari, spesso gli dicevo che ero stato lì, raccontavo qua e là che porgeva saluti, che magari mi andava a dire qualcosa, per cui frequentavo casa Lipari a prescindere di quello che era il mandato datomi da mio padre. Quindi non era soltanto una frequentazione per motivi di organizzazione di appuntamenti di suo padre o di consegna di pizzini di suo padre, ma anche personale da parte sua. Sì, avevamo tutto un buon rapporto con tutto quello che era il contesto familiare della famiglia Lipari, mi riferisco alla famiglia Lipari, ai nipoti di Lipari d'amico, agli altri cugini, cioè una frequentazione anche perché con gli stessi eravamo vicini, abitavamo con i cugini di Lipari d'amico, abitavamo nello stesso stabile di Asciuti, noi all'85R, loro all'85H. Sì, senta, è soltanto per flash, ma per anticiparlo fin d'ora, in questi contatti con Riina nel 92, dei quali parleremo dopo, in qualche modo venne coinvolto, se lei lo ricorda, per essere stato eventualmente protagonista diretto di un approccio, venne coinvolto anche
il Lipari o qualcuno della famiglia Lipari? La moglie, il Lipari, credo che, ritengo che in quel periodo, anzi penso di esserne certo, il Lipari si trovava in stato di detenzione. Incontrai la moglie del Lipari nel loro appartamento di Via delle Alpi, appartamento che frequentavo stabilmente, che poi fu la stessa che mi prese uno dei tanti appuntamenti con il Cinà. Ed era in funzione, per quello che le aveva detto suo padre, di contattare chi? Irina. Va bene, poi ci torniamo. Cinà è un personaggio che... Lipari, quindi, cioè la moglie di Lipari viene contattata da lei in funzione della ricerca del contatto con Irina. Assolutamente sì. Comunque il Cinà era un soggetto, per rispondere anche alla domanda poc'anzi postami dal Presidente, che era chiaramente riferibile, perché molto legato, credo anche a livello medico-sanitario, al Rina. Poi ci torniamo. La mia domanda era perché volevo ancorarla alle conoscenze dell'epoca, non a quello che lei ha saputo poi dal 99 in poi, parlando con suo padre. No, dal 92 già, questo lo... Quindi lo, anche nel 92 sì, già sì, da suo padre lei aveva appreso che il Cinà era il medico di Rina. Perché, Presidente, quello che è il derelato da parte del 2000, i racconti di mio padre sono ben anche verbalizzati. C'è poi una fase dove io, Massimo Giancino, prendo fase attiva, per cui anche per il ruolo che assumo prendo un minimo di conoscenza diretta dell'evolversi di quella situazione. Siccome quella situazione appunto di rapporti è nata attraverso me, ero il preposto anche da mio padre a gestire queste cose, per cui sapevo che si dovevano andare a prendere dei contatti con Rina. Io volevo sapere se in quel periodo, parliamo del 92, suo padre le parla di Rina. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi con nome e cognome, Rina. Sì, 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 ma le parla quasi tutti i giorni, dal maggio, dall'omicidio Lima al giorno dell'arresto, me ne parla quasi tutti i giorni. Diventa poi, dall'agosto in poi, anche l'argomento principale. Va bene, poi questa sua affermazione generica cercheremo di specificarla con tutta una serie di domande, seguendo cronologicamente tutto quello che lei fa e di cui viene a conoscenza tra il maggio del 92 e il dicembre del 92. Senta, tornando ai rapporti intanto Bernardo Provenzano, Vito Ciancimino, le chiedo, i due, Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano, avevano anche rapporti di cointeressenza economica, diretta o indiretta, relativa ad attività imprenditoriale? Sì. Quali rapporti? Che tipo di rapporti? Quali attività? Diversi rapporti che siano maturati nel tempo, in quello che ovviamente mio padre rappresentava inizialmente, che era il dominus di tutto quello che era l'edilizia a Palermo. Faccio un piccolo inciso: mio padre, nonostante viene ricordato come l'ex sindaco di Palermo, ha svolto l'attività di sindaco in carica per soli 17 giorni. Poi è stato 2 mesi dimissionario, per cui di fatto la principale attività politica svolta dal Vito Ciancimino, personaggio politico con incarichi nel mondo delle istituzioni amministrative, l'ho avuto con l'assessorato ai lavori pubblici. Assessorato ai lavori pubblici che, a differenza di quello che oggi è scorporato in tanti assessorati, edilizia privata, urbanistica, manutenzione, allora era un unico assessorato, come me lo descriveva mio padre, una specie di ministero dei lavori pubblici all'interno della provincia di Palermo. Tutto quello che doveva essere, come diceva mio padre, non si muove una pietra, cosa senza l'assenso e senza il controllo diretto di Vito Ciancimino, soggetto peraltro che era stato anche qualificato dagli studi e anche dagli studi di ingegneria, era un grande esperto di quello che erano speculazioni urbanistiche e tutto. Sì, però io le avevo fatto appunto una domanda su eventuali cointeressenze economiche.
Le varie Provenzano e Ciancini. Le varie cointeressenze erano su tante situazioni. Io ho contezza diretta in quella che era stata una società che mio padre aveva con Buscemi, Bonura, e c'era dentro anche il Provenzano nella zona di Via Dorione. Ora non mi ricordo esattamente il nome della società, perché poi c'è stato un evolversi, perché questa destinazione di questa società doveva essere inizialmente per un uso ospedaliero, poi è stata riconvertita, è stata fatta in appartamenti, c'era dentro Buscemi, mia madre e il Provenzano. Altre attività, comunque mio padre tirava sempre il Provenzano, sia per il ruolo che aveva ovviamente della famosa messa a posto, dove, e poi lo coinvolgeva anche direttamente come famiglia Provenzano nella suddivisione degli utili, cioè direttamente il Provenzano non è che partecipava societariamente, mio padre ne teneva conto a prescindere dalla messa a posto nella distribuzione di quelli che erano i guadagni rispetto ad altri a cui invece era destinata la semplice messa a posto come appartenenti a famiglia. Senta, ma in relazione ad attività imprenditoriale nell'ambito della distribuzione del gas, sì, le chiedo se suo padre abbia mai avuto interessi, quote occulte, partecipazione comunque di fatto all'attività di gestione di società di questo tipo, e nell'affermativa se anche per questo tipo di attività ci fosse un interesse economico occulto di Bernardo Provenzano. Assolutamente sì, era, mio padre era stato coinvolto nell'attività di costruzione della rete di metano negli anni '80, era stato coinvolto per un episodio che era avvenuto a Caltanissetta, che mio padre, diciamo, questo settore ne beneficiava soltanto di quello che potevano essere i suoi guadagni nelle aggiudicazioni, perché un accordo non andato a buon fine su Caltanissetta aveva fatto sì che un amico di mio padre, il professor Lapis, l'ingegnere Brancato, venisse a chiedere l'aiuto di mio padre, in quanto un'impresa si era voluta imporre con la forza nell'aggiudicazione di questo appalto, e questa situazione la venne a prendere e a gestire in mano mio padre. Nel momento in cui mio padre prese in mano questa gestione, ne chiese di entrare a far parte di questo progetto di metanizzazione con una quota societaria gestita da altri soggetti per conto suo. In questa società partecipava indirettamente, come partecipava mio padre, partecipava anche, ne beneficiava degli utili anche il Provenzano. Qual è la società? La società si chiamava Gas SPA, se non sbaglio, perché poi nel corso dell'evoluzione partita da Caltanissetta ha acquisito diversi comuni fino appunto a qualificarsi come una delle prime società di gestione e distribuzione del metano in Sicilia, aveva cambiato aspetti societari, assunto anche secondo ambiti locali nomi per strutture locali che poi di fatto convertivano sempre alla stessa proprietà. Suo padre è stato socio occulto di questa società? Sì. Da quando e fino a quando? Dall'inizio della metanizzazione di Caltanissetta fino alla vendita avvenuta dopo la scomparsa di mio padre nel febbraio del 2004, credo. Non ho contezza proprio del... Cioè, suo padre è stato fino alla morte sostanzialmente? Sì. E poi lei sta dicendo, lei è stato socio occulto di questa società fino alla sua vendita? Secondo quelle che erano le disposizioni di cui parlavo prima al Presidente, che ero stato incaricato io di gestire tutte quelle che erano anche le attività economiche, ovviamente mi ero interessato anche a questa, a parte il fatto che già dal 2000, diciamo, nutrivo interesse, diciamo, gli ultimi anni, dopo la morte di mio padre, avevo anche interessi specifici nel settore lavorativo come trader nel campo energetico, per cui di fatto io ho gestito poi, diciamo, la vendita. Ma suo padre era socio occulto mentre in quale quota ufficiale? Cioè, quali erano i soci ufficiali e in che modo suo padre invece occultamente partecipava alla società e con quale quota?
Allora, mio padre partecipava col 15%, era una società che era nata, forse meglio faccio questa premessa, era una società che era nata su un'idea del professor Lapis e dell'ingegner Brancato, ma che nel tempo aveva avuto la necessità, sin dall'inizio, di raccogliere l'adesione di tutto quella che era la rappresentanza politica locale. Per cui, oltre a mio padre, che di fatto anzi ne partecipò dopo, facevano parte come soci occulti anche l'onorevole Lima, l'onorevole Vizzini, l'onorevole Pumilia, ora non mi ricordo poi tutta l'altra, sinceramente, tutta la componentistica societaria, e c'erano varie, noi eravamo distribuiti in quota pari, diciamo, un po' più nella famiglia Brancato e altra nella famiglia Lapis, le nostre quote, perché poi, Presidente, c'era uno sviluppo societario, si iniziava al 15%, poi si acquisivano società, si prendevano paesi, per cui questa società evolveva nel momento in cui la stessa acquisiva le utenze del gas. Le società valevano e venivano giudicate anche nel loro valore, nel loro peso, nella loro struttura, a seconda di quella che era la proprietà della rete e anche la proprietà delle utenze. Tant'è vero che questo poi viene finalizzato nel momento in cui c'è la caduta del mercato e viene venduta la società, il prezzo di mercato delle società del gas che per una legge dovevano essere accorporate e avere almeno 500.000 utenze, secondo una legge della Comunità Europea, dove ogni utenza veniva valutata intorno ai 1.200 euro. La società fu venduta a quale altra società e per quale importo? Il gruppo delle società che facevano parte della Gas S.p.A., che racchiudeva appunto tante società di altro nome, ma che di fatto si raggruppavano, fu venduto agli spagnoli Gas Natural, agli spagnoli del Gas Natural, per il prezzo di mercato di circa 140 milioni di euro, rappresentato dal numero delle utenze già attive, delle utenze che venivano valutate nella metà, quelle che dovevano essere ancora allacciate. Senta, ma... Chiedo scusa, prego. Parma, scusate, ci sono dei problemini fisici, dobbiamo fare un piccolo movimento, si chiede un attimo di sospendere, se possibile. Sì, quale sito è? Quello di Rina o di Girano? Di Rina, sì, esatto. Ah, di Rina. Vuole prendere un attimo la parola l'avvocato, il signor Presidente? Vabbè, se dobbiamo sospendere per queste esigenze, tra l'altro avevamo sollecitato noi la disponibilità di una lettiga. Non so se il caso... Esatto, è questo qui proprio il problema, signor Presidente. Dobbiamo fare questo tipo di movimentazione e c'è bisogno di 10-15 minuti. Va bene, allora... Presidente, se posso, prego, di una cosa. Prego, avvocato. Signorina, grazie. È arrivato sulla lettiga, solamente che poi l'hanno messo sulla sedia a rotelle, credo per tua volontà, però ora non riesce a stare come l'ha scorso niente. Va bene, quindi lo sistemeranno sulla lettiga, va bene. Esatto. Sospendiamo l'udienza un quarto d'ora per dare la possibilità di questa nuova sistemazione. Posso alzarmi, Presidente? Per un quarto d'ora. E allora, riprendiamo l'udienza. Allora, sentiamo innanzitutto da Parma se i problemi sono stati risolti. Buongiorno di nuovo, signor Presidente. Sì, tutto ok, possiamo va bene. E allora possiamo andare avanti. Allora, Ciancimino, lei può riprendere posto. Veda se il microfono è acceso. Sì. Adesso sì, quindi il pubblico ministero può riprendere l'esame. Grazie, Presidente. Senta, stavamo parlando della cointeressenza di suo padre prima e poi sua, signor Massimo Ciancimino, in questo gruppo di società del gas. Io torno alla domanda iniziale, dopo che lei ci ha chiarito qual era il ruolo di suo padre e conseguentemente in quel periodo di tempo fino alla vendita anche il suo. Quali erano, se c'erano, gli interessi economici di Bernardo Provenzano in questa società, del gas, in questa attività di metanizzazione dei vari comuni?
Per quello che mi è stato riferito da mio padre, perché ovviamente il tutto è iniziato direttamente da mio padre, il Provenzano, oltre a percepire il 2% della messa a posto, secondo tutti i parametri dei vari comuni dove venivano espletati i lavori per il posizionamento della conduttura del gas, il Provenzano riceveva una parte di utili che venivano dati a mio padre. Ora, in che quota precisa mio padre lo riportasse all'interno del proprio pacchetto, anche se non direttamente gestito? Quindi era una quota di quel 15%? Sì, non mi è stata mai quantificata. Quindi il rapporto era tra suo padre e Provenzano. Esatto, di Nell'ambito volte, della quota di esatto. suo padre veniva regolata Sì, all'interno. venivano fatte spesso anche opere di compensazione, perché non scordiamoci che magari il Provenzano poteva raccogliere soldi di opere dove si era adoperato mio padre per far sì che venissero appaltate e aggiudicate, per cui magari venivano compensati: tu devi dare a me questo, io ti devo dare questo, e venivano, magari non c'erano proprie dazioni di denaro, cioè io non ho mai assistito proprio a questo tipo di dazioni di denaro, però so che partecipava a quello che era un mensile che mio padre percepiva, tutto ovviamente fuori in nero, e sia sì, a quella che era la dazione. In più il Provenzano aveva stabilito nell'accordo che era stato stipulato già all'inizio dell'ingresso di mio padre nella quota societaria, anche se in maniera occulta, aveva stabilito che tutte quelle che dovevano essere le imprese preposte ai lavori di qualsiasi tipo, movimentazioni terra, quello che erano conduzioni, qualificazioni, condutture, tutto quello che potesse essere assunzione di capi magazzino e cose, doveva essere informato il Provenzano perché dava le indicazioni. Mi ricordo come di questo c'era stato anche qualche scontro nella fase finale, proprio poco prima della vendita mio padre era in vita, perché esempio nel comune di Prizi, dove si pensava e si voleva aggiudicare l'appalto alla ditta di Masino Cannella, uomo molto vicino a Provenzano, anche molto vicino a mio padre. Mio padre ebbe una diatriba perché, in quanto aveva sempre detto che a condizioni di parità di prezzo, le imprese che avrebbero gestito e espletato i lavori sarebbero state quelle segnalate dall'elenco lavori all'amministratore direttamente della società. Ma ovviamente laddove il prezzo era inferiore, mio padre si riteneva e lasciava liberi i suoi soci e chi erano preposti a tali decisioni da poter affidare i lavori a terzi. Ovviamente questo spesso aveva causato qualche diatriba, perché che poi mio padre arginava in maniera molto autoritaria. Senta, ma non ho capito una cosa. In questa dazione del 2%, a chi intanto? A Provenzano le ha detto, A tutte le famiglie, dove venivano espletati i lavori, era stato fissato quando mio padre è entrato, soprattutto per far uscire già a Caltanissetta, era stato preventivato che a vincere l'appalto dovesse essere un'impresa legata al gruppo Cavallotti tramite l'intervento di Piddu Manonia. Sono a conoscenza, Presidente, di questa situazione perché in quell'occasione sono stato utilizzato per prendere dei soldi, non so, un pacchetto che poi conteneva soldi, e restituirli a un signore, però non so, credo che riandavano a questo Madonia. Sono stati versati un acconto a un senatore, a un politico locale, e mio padre osteggiò questo tipo di accordo già fatto, dicendo che Madonia non poteva imporre questo tipo di esclusione preventiva dalla partecipazione all'impresa gas del professore Lapis e Brancato all'aggiudicazione di Caltanissetta, in quanto Caltanissetta in quel momento era la prima aggiudicazione di una provincia intera, di un capoluogo di provincia, per cui era un vero piatto appetibile rispetto a quelle che erano prima piccoli paesi. L'impresa legata al gruppo Cavallotti operava nello stesso settore. In quell'occasione mio padre, diciamo, impose la sua forza, diciamo, che aveva il peso che aveva anche all'interno dell'organizzazione, per dire che bisognava rispettare gli accordi e che la gara andava aggiudicata a chi realmente faceva l'offerta migliore e non doveva esserci nessun veto iniziale né nessuna aggiudicazione. In quella occasione,
si aggiudicò la gara alla società del professor Lapis e furono restituiti quelli che erano, credo, il frutto di una presunta, un inizio di corruzione o di dazione. Non ho contezza per poter precisare cos'erano quei soldi, ma mi ricordo che sono stato mandato all'ultimo minuto a Caltanissetta a prendere questa busta in un bar e consegnarla a un signore, da un politico, e consegnarla a un signore, su indicazioni sempre di mio padre. Non sapevo né chi era l'uno né chi era l'altro. Senta, ma in questa dazione del 2% alle famiglie locali, suo padre Vito Ciancimino aveva materialmente un ruolo? Era stata fissata e prefissata da mio padre col Provenzano. Inizialmente si era parlato di un 4%, di un 3%, che era quanto era stabilito per altri tipi di lavori, per altre situazioni, per imprese magari al di fuori di questo ambito. Mio padre raggiunse un accordo molto conveniente alle imprese, questa del 2%, che doveva pure comprendere, oltre alla dazione alle varie famiglie, anche la messa a posto locale con la famiglia locale. Ma faccio la domanda più specifica. Suo padre comunque movimentava soldi, cioè materialmente consegnava soldi alle famiglie mafiose? Erano direttamente le imprese che si aggiudicavano il lavoro, che come stabilito a mio padre si occupavano con i soggetti locali che rappresentavano politici, perché il 2% non era, era distribuito un po' sia per politici sia per componenti di famiglie dislocate nel territorio. Era qualcosa che si occupava direttamente l'impresa sul posto, no? Mio padre non veicolava questo tipo, anche perché la gestione era prevalentemente eseguita dalla famiglia Brancato, prima nella persona dell'ingegnere, che poi per un ictus è venuto a mancare, e poi nella persona della figlia Monia Brancato. A proposito della quota, sempre di questa società, dovremmo parlare poi della liquidazione. Non so se è oggetto della domanda del Pubblico Ministero, o... e allora procedo, prima di cambiare argomento Sì. eventualmente. Intanto farò appunto la domanda sulla liquidazione, poi ovviamente non so se il Presidente vorrà integrare ulteriormente, ma intanto prima di arrivare alla liquidazione, volevo capire una cosa, è un fatto sostanzialmente notorio, comunque glielo posso dire, lei è imputato, posso... Credo che ci sia anche riferimento in atti di questo processo, il fatto che quando Bernardo Provenzano venne arrestato l'11 aprile del 2006 in località Montagna dei Cavalli furono trovati dei pizzini, dei documenti che furono sequestrati. Sì, assolutamente sì, esatto. Nello specifico un pizzino che Ecco, parlava, a differenza di tutti quelli che erano stati sequestrati dall'autorità giudiziaria a Montagna dei Cavalli, luogo dell'arresto di Provenzano, un pizzino nello specifico, senza tanti filtri, come era solito e come è stato fatto per gli altri pizzini, faceva riferimento proprio alla mia persona, a Massimo Ciancimino, mentre tutti gli altri, Presidente, riportavano nomi in codice e numeri per risalire poi realmente a chi era il beneficiario e chi erano i soggetti indicati nei vari pizzini. Questo era scritto molto apertamente, era uno sfogo di Messina Denaro che chiedeva l'autorizzazione al Provenzano per potermi eliminare, per potermi ammazzare, in quanto non avevo rispettato gli impegni dell'ulteriore richiesta di messa a posto nel comune di Alcamo, insomma nelle questioni del Trapanese. Per cui questo riferimento era chiaro laddove, Presidente, anziché un numero veniva riportata, non mi scorderò mai, perché è stato anche oggetto di mie preoccupazioni, anche poi successivamente una misura cautelare dettata questo vizio, il figlio del tuo amico morto a Roma pochi mesi fa continua a fare la bella vita con i soldi e le cose e non ci riporta quelli che sono i 250 milioni che sono invece destinate alle famiglie dei carcerati. Per cui questo pizzino, a differenza degli altri, aveva le indicazioni e chiedeva autorizzazione a eseguire una condanna a morte nei confronti del figlio, ovviamente, di Vito Ciancimino. Ecco, ma questa domanda io l'ho fatta soprattutto per capire una cosa. Questa era, lei ricordava,
sostanzialmente bene questo pizzino. Bene, non ce l'ho davanti. Il contenuto di questo pizzino. Si lamentava che lei avesse trattenuto dei soldi che dovevano andare alle famiglie mafiose, sostanzialmente. Era vero. Ecco, e allora io voglio capire, ma per questo le avevo fatto le domande, ma nella movimentazione dei soldi per le famiglie mafiose, Vito Ciancimino prima e poi Massimo Ciancimino, che cosa c'entravano? Che ruolo avevano? Perché Messina Denaro vantava la pretesa, poi ci dirà se correttamente, tra virgolette, nell'illecito o meno, di avere dei soldi da Ciancimino? Qual era il... perché lei ha detto, mio padre è stato colui il quale è stato il fautore dell'accordo. Assolutamente sì. Però poi mi ha detto che chi vinceva materialmente, chi svolgeva i lavori, pagava il 2% alla famiglia mafiosa. Alla famiglia e anche agli amministratori locali che si erano preposti nell'aggiudicazione del lavoro. Però ora guardiamo appunto il lato mafioso, visto Matteo Messina Denaro. Confine piccolo però. Mi dica, i Ciancimino, cioè prima Vito e poi lei, signor Massimo Ciancimino, sì, avevano un ruolo per cui Matteo Messina Denaro si lamentava del fatto che sarebbero stati trattenuti dei soldi che dovevano andare alle famiglie mafiose? Nella movimentazione del denaro, qual era il ruolo di suo padre e poi suo? In quell'occasione specifica era successo che le famiglie locali di Alcamo ritenevano, visto gli enormi profitti che si prospettavano per la gestione e per la metanizzazione delle province attorno a Trapani, l'accordo preso a monte da mio padre all'epoca appunto del primo intervento, Presidente, nel momento in cui mio padre di fatto prende possesso anche fittiziamente delle quote, di questo 2%, lo ritenevano basso. Nasce un'ulteriore richiesta di un altro 2%. A questa ulteriore richiesta, che io ovviamente veicolo a mio padre perché parliamo degli anni 2000, a questa ulteriore richiesta la famiglia Brancato per paura aderisce. Io, su indicazione di mio padre, perché insomma temevo pure, visto il soggetto e la caratura criminale del personaggio, tenevo le reazioni e le ire di mio padre, era stato autorizzato questo, Presidente, per fare capire proprio qual era il rapporto, non di sudditanza, proprio di paura che avevo nei confronti di mio padre. Ero stato autorizzato a mio padre a dire esattamente le parole che erano state riportate nel pizzino. I 250.000 euro che il professor Lapis era pronti a essere, perché pure il professor Lapis aveva preso paura perché non c'erano state delle avvisaglie, un escavatore bruciato, le solite avvisaglie per sollecitare l'ulteriore richiesta. A questa risposta mio padre mi fece dire personalmente, mi fece dire che di riferire al Messina Denaro che mio padre aveva detto che i soldi che erano destinati a lui, perché fondamentalmente erano destinati a lui, ce li stavamo mangiando a Roma in macchine e donne, e se avesse voluto chiarire il tutto non intendeva discutere con Messina Denaro, mi specificò, già era cretino il padre, figuriamoci il figlio. Qualsiasi cosa doveva aggiungere sempre attraverso l'interlocutore iniziale che aveva stabilito l'accordo. Nel senso, se le richieste dovevano essere modificate, dovevano essere modificate a monte tra mio padre e Provenzano. Nessun altro, Messina Denaro compreso, era abilitato a fare ulteriori richieste di messa a posto senza preventivi autorizzazioni di mio padre e il Provenzano. Capito. Non so se ho risposto. Sì, sì, ho capito il senso della risposta. Però le voglio chiedere qualche specificazione, anche per capire bene, che poi noi inevitabilmente affronteremo anche la parte di quelle che sono le confidenze di suo padre tra il 99 e il 2002, quindi noi vogliamo capire chi è Massimo Ciancimino anche da un punto di vista del collegamento criminale in quel periodo. Diciamo. Quindi chi è che le aveva fatto pervenire la richiesta, veicolata la richiesta dell'ulteriore 2%? E attraverso chi lei manda questa risposta, mi consente l'espressione, sprezzante di suo padre nei confronti di Matteo Messina Denaro? Attraverso il Lapis, che mi aveva rappresentato l'esigenza e la paura del direttore lavori, ingegnere italiano, che era stato
diciamo, minacciato e anche quelle che erano state una testa di capretto. Non ho un ricordo ben lucido di quali erano state le intimidazioni criminali poste in atto per far sì che questa richiesta venne accettata. Fu riferita dall'APIS a me, visto che ero preposto a occuparmi di questa cosa, riportai la stessa a mio padre e di conto riportai all'APIS di riferire a Brancato che noi non aderivamo e qualsiasi cosa si... So che ovviamente suscitò le ire, mio padre non era per niente preoccupato. Io un po' di più, però ovviamente mi dovevo solo attenere a quello che era il volere di mio padre. Senta, lei in queste vicende. Ovviamente tengo a precisare i 250.000 euro, in effetti mio padre li tenne per sé, non è che li fece risparmiare al professore Lapis, perché mi ricordo disse se Lapis ha voglia di buttare i soldi, prendi i soldi e li porta da me e poi ci penso io. Ah, quindi materialmente l'APIS aveva, sia la Brancato che l'APIS avevano consegnato la loro quota del 2% ulteriore a voi, a Forse non mi sono spiegato. Brancato ha aderito subito all'ulteriore richiesta del 2% che nell'ammontare era 500.000 euro e ha versato direttamente alle imprese preposte per soddisfare la richiesta del Messina Denaro, essendo l'altro socio che raccolava anche altri prestanome, l'APIS di maggioranza, lo stesso doveva fare il gruppo l'APIS. Forse è meglio dividere il gruppo Brancato e il gruppo l'APIS. Poi all'interno di questi gruppi c'erano, diciamo, dei prestanome. Il gruppo l'APIS era intento ad aderire, mio padre lo blocca, dice che non è assolutamente, dice di all'APIS che ti dà i soldi, sono stati poi consegnati per uso nostro a casa. Non so se sono stato esaustivo. Sì. Senta, andiamo alla liquidazione della. Forse solo una precisazione, ante richieste poi mi sono state veicolate attraverso missive anonime, sempre facendo riferimento a questi soldi che io, secondo il Messina Denaro, a oggi dovrei consegnare, ma insomma ne siete a conoscenza e tutto agli atti di quelle che sono poi le mie denunce. Senta, signor Ciancimino, ma lei occupandosi su incarico sempre stretto di suo padre di queste vicende relative alla società del gas, ha mai conosciuto un tale Ciro Vara della provincia di Caltanissetta? No, personalmente no. Tale Tusa Francesco? No, non era il mio compito, cioè non avevo, non, mi era proibito proprio, io mi attenevo rigorosamente a quelle che erano le istruzioni di mio padre, io non potevo neanche avere rapporti, magari mio padre ancora prima che io lo sapessi, veniva a sapere che io avevo frequentazioni con soggetti che erano legati al mondo di Cosa Nostra, che magari assumeva identità nella società civile normale e cose varie. Lo stesso mio padre ne era informato e mi negava di continuare questi tipi di rapporti, per cui io fondamentalmente dipendevo esclusivamente da mio padre, per cui non c'era il motivo perché io conoscessi nessuno se non mio padre, se non le persone indicate da mio padre. Senta, a proposito della risposta che suo padre fece dare alla pretesa del Messina Denaro, lei ha detto che poi lei questa risposta la trasmise tramite, mi pare, italiano. L'APIS italiano, ora non ho un preciso ricordo, tramite quelli che di fatto erano i direttori dei lavori, quelli che avevano il dialogo con le imprese locali, con le amministrazioni locali e anche con i sistemi malavitosi locali. Ovviamente non ero io preposto a fare questo tipo di lavoro. No, io le sollecito la memoria perché lei, quando venne sentito sempre in sede dibattimentale,
primo febbraio del 2010 nel processo Mori, su questa vicenda che ha raccontato esattamente negli stessi termini, però ha riferito un particolare diverso a proposito di chi fu il tramite della risposta. Pagina 52 di quella trascrizione di udienza. Non ne ho. Sì, gliela leggo e poi così lei chiarisce. Sì, sì. Se vuole aiutarmi. Bene oggi o ricordava bene allora, sì. Quello che ricorda oggi. Dunque, il pizzino credo che conteneva la frase: il figlio del tuo amico morto di recente a Roma non ha mantenuto gli impegni, so che si sta mangiando. Ora i termini esatti del testo della missiva non li ho con me, ma credo di rappresentarne il sunto. Questo tipo di lamentela, e se c'erano da adottare queste soluzioni per poter recuperare o quantomeno per poter attuare qualche misura punitiva, visto che di fatto credo che non era usanza sottrarsi a questo tipo di richiesto, quantomeno nel mio caso ancora peggio, secondo quella che era stata anche la risposta da mio padre, più che non versarla, appropriarsene, perché di fatto il professore aveva detto di versarla, ma di fatto ce ne eravamo appropriati mio padre. Siccome mi ricordo come mio padre a sua volta mi fece dire proprio, mi fece rispondere al Pino Lipari. Ah, se sì, ti chiedono i soldi del professore Lapis, digli che i soldi io li ho io a Roma, non intendo dargli e che me li sto mangiando a donne e macchine qua a Roma. Sì, non è una risposta. Coinvolgimento dell'Ipari, mi interessa capire, lei lo ricorda? Arriva in una seconda fase, nel momento c'è il diniego, perché l'iniziale diniego, Presidente, arriva attraverso quelli che sono i canali ufficiali. Ovviamente l'Ipari viene coinvolto per cercare di mediare la situazione con mio padre, sapendo l'amicizia. Per cui un secondo intervento, su questa situazione ci sono stati vari interventi, non solo dell'Ipari, anche di altre situazioni che cercavano di convincere mio padre nel non voler mettersi muro contro muro con la famiglia di Messina Denaro. Per cui, siccome il Lipari aveva questa villa a San Vitolo Capo, aveva anche proprietà del porto e cose, per cui credo avesse rapporti anche diretti con la famiglia Virga e la famiglia Messina Denaro, che di fatto presidiavano un po' il territorio del Trapanese, un ulteriore invito era stato rivolto tramite me a mio padre. La stessa risposta fu data. Per cui non c'è una prima fase e una seconda fase, dove c'è anche l'intervento diretto di uomini vicino non soltanto alle imprese, ma anche vicino e nel mondo, diciamo, dell'associazione Cosa Nostra. Era un ulteriore intervento, ma ce ne sono stati dei procuratori. Un ulteriore passaggio della stessa. Ma ce ne sono stati diversi, ora non mi ricordo, perché poi credo un politico locale pure, insomma, la risposta era sempre la stessa. Andiamo alla liquidazione della società. Io intanto le volevo fare questa domanda. Vediamo se la Corte, il Presidente, integrerà ulteriormente. Dalla vendita della società, lei, Massimo Ciancimino, quanto ha ricavato? Il pattuito era circa 15 o 17 milioni di euro, di cui me ne sono stati accreditati 9-10, mi sono stati messi a disposizione all'interno di un conto che era gestito dall'allora avvocato Ghiron. Mi sono stati messi all'interno di questa società la Mignon, la facoltà di operare fino a 10 milioni di euro, altri mi dovevano essere consegnati dalla famiglia Brancato, consegna che era avvenuta in parte attraverso il Lapis, che poi non venne espletata nella sua totalità. Tengo a precisare che questa situazione, forse per chiarire al Presidente, magari che non, questa situazione dell'accreditamento in un conto svizzero nasceva non da esigenze mie, che volevo sottrarmi, in quanto mi era stato detto che era tutto lecito, tutto tranquillo, c'erano parenti magistrati, c'erano coinvolti in questa società politici e cose, perché era una normale vendita e robe varie, ma per un'esigenza del professor Lapis, dipendenza e processuali con la Sicilcassa, riteneva opportuno non incassare le quote a lui intestate in territorio italiano, ma che lo stesso si potesse fare in territorio elvetico. Quindi lei materialmente i soldi che ha ricevuto li ha avuti da chi? Dal professor Lapis e del contante su Palermo attraverso il professor Lapis dal Brancato. Senta, intanto per chiarire anche in relazione a
alcune testimonianze recenti. E lei dice che in questa società erano interessati i parenti di magistrati. A chi si riferisce? Mi riferisco... Mi riferisco al dottor Sciacchitano, che era il genero di chi nell'ultimo periodo amministrava la società della GAS, che era Monia Brancato. Monia Brancato era sposata con Antonio Sciacchitano, il figlio, per cui mi riferisco a Sciacchitano, che dava, secondo quelle che erano stati è stato detto da mio padre e poi anche constatato in altre occasioni, dava le giuste coperture anche interno alla magistratura su questa società. Ma questo dottor Sciacchitano, figlio del giudice Sciacchitano, aveva delle quote societarie o era un impiegato? Aveva anche lui delle quote societarie. Palesi o occulte? Non mi ricordo se c'era qualcosa di palese. So sicuramente che mi lamentai soltanto anche per una liquidazione che secondo me spropositata fu data in nero al figlio di Brancato, che era circa di 3 milioni. Al figlio, scusi, di Sciacchitano, di circa 3 milioni di euro. Mi meravigliavo, insomma, di... Senta, le volevo chiedere anche questo, diciamo, su questa vicenda, che poi si interseca un poco con l'inizio, diciamo, del momento in cui lei comincia a rendere delle dichiarazioni a rispondere ai magistrati. Allora, lei ha detto che c'erano anche dei politici occultamente soci. Assolutamente sì. Allora, per quanto le risulta, a proposito della liquidazione, poi eventualmente ci dica come le risulta, degli esponenti politici hanno ricevuto denaro in sede di liquidazione, come liquidazione a seguito della vendita agli spagnoli della Gas Natura? Personalmente, su indicazioni del professor Lapis, sono andato, e tramite la veicolazione del laboratorio Ghino, che di fatto gestiva il conto, sono andato a prendere dei soldi e consegnati all'Lapis sia a Palermo, a Roma, per vari politici che poi, oltre, credo, a quelli che assumessero, diciamo, proprio un ruolo di societario all'interno dell'azienda come Vizzini, credo che al professore Lapis diede dazioni in denaro anche per altri motivi. Il professore Lapis le parlò di destinazione a quali politici? A Vizzini. Sa se queste interlocuzioni in cui lei veniva incaricato di prendere i soldi che dovevano essere dati a Vizzini erano state intercettate nel corso di un'indagine dell'autorità giudiziaria? Lei poi lo ha saputo? L'ho saputo dopo, sì. Quando lo ha saputo? L'ho saputo quando ho reso dichiarazioni e quando sono stato interrogato anche dai giornali, credo. Io sapevo delle dazioni perché ero stato personalmente incaricato. Mi ricordo che c'era Vizzini che aspettava al Senato, ho raggiunto il professor Lapis in un hotel Borgognona, ho portato del contante che serviva subito al senatore onorevole, non so cosa, Vizzini, e poi altri soldi, mi scusi Presidente, li ho veicolati a Palermo sempre per soddisfare quella che era la liquidazione delle quote del senatore Vizzini. Soldi che lei aveva prelevato? Dalla società Mignon, dove, per precisare Presidente, erano stati accreditati 24 milioni di euro, delle quali 10-11 circa erano di mia pertinenza.